Buonasera dal telegiornale di TSD. L'isolamento obbligatorio per i pazienti risultati positivi al Covid-19 si riduce da 7 a 5 giorni in caso di assenza di sintomi, a prescindere dallo stato vaccinale pregresso. Lo ha reso noto l'ASL Toscana Sud-Est in ottemperanza della circolare del Ministero della Salute. Nel dettaglio, la ASL ha specificato che per i casi asintomatici oppure che risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché in presenza di un tampone negativo. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l'isolamento invece al termine del 14° giorno, a prescindere dall'effettuazione di un test. Per i contatti stretti di caso, se il tampone risulta positivo, si deve procedere con l'autovalutazione da effettuare sul sito della Regione Toscana, che permette la gestione del caso positivo e a seguire il rilascio della certificazione di guarigione. Il professor Carlo Ginzburg ad Arezzo ha presentato la nuova edizione del suo libro Indagini su Piero. Ginzburg, lo ricordiamo, è un'eccellenza italiana nel mondo, ha insegnato tra l'altro alla Normale di Pisa, a Princeton, alla UCLA, a Yale e tiene conferenze in tutto il mondo. Vediamo. Una grande presenza di pubblico in Piazza San Francesco per questa nuova edizione della sua opera così importante, appunto, incentrata su Piero della Francesca. Ecco, quali sono gli elementi a suo modo di vedere più significativi che emergono e che sono presenti anche in questa nuova edizione? Ma diciamo che in questa nuova edizione ho aggiunto una postfazione e la postfazione diciamo, riflette su un tema che è però, diciamo, presente nel libro in quanto tale, e cioè, diciamo, la possibilità di datare opere su base stilistica. Io in realtà mi sono diciamo, concentrato non su elementi stilistici ma su elementi legati all'iconografia e ai committenti. Però, come spiego nel corso del libro, c'è un'area di frizione rispetto al lavoro dei conoscitori e degli storici dell'arte che si occupano prevalentemente di dati stilistici, e cioè la cronologia, cioè quindi ricostruire la traiettoria di un artista. E questo mi pare un tema molto ricco su cui grandi storici dell'arte sono soffermati. Io nella postazione parlo di Morelli, Berenson, Longhi, e penso che la discussione con gli storici dell'arte, che diciamo attorno a questo libro è stata molto viva diciamo quando è apparso e poi nel corso dei decenni, e spero che continui. Lei è anche tornato su alcune sue affermazioni, ecco, quali sono questi aspetti su cui ha cambiato idea? Beh, diciamo, allora c'era un'argomentazione legata a un particolare. Questo particolare è, diciamo, una striscia rossa che si vede su una spalla del personaggio che sta sull'estrema destra della flagellazione, e questa striscia rossa ritorna anche diciamo, nel Devoto, che prega inginocchiato accanto a San Gerolamo nel quadro che si trova alle gallerie dell'Accademia di Venezia. Allora, io avevo costruito un'argomentazione su questa striscia rossa. Avevo pensato che diciamo, il personaggio sulla destra della flagellazione portasse a Bessarione la stola cardinalizia, e diciamo, dopodiché in questo saggio distruggo la mia ipotesi e dico, appunto, come è stato ricordato, che diciamo, la dimostrazione argomentata della erroneità di un'ipotesi può essere altrettanto più istruttiva rispetto all'argomentazione che invece sostenga che un'ipotesi funziona. Certo, è molto raro trovare un'argomentazione così autodistruttiva, ma io però mi sono trovato a
diciamo, riflettere su questo, e mi pareva giusto anche soprattutto nei confronti dei miei lettori, elettrici, di darmi torto, cosa che ho cercato di fare, credo con successo. Lei ci ha tenuto più volte a dire da non storico dell'arte, fa tutte queste considerazioni e poi ha condiviso con i presenti anche un particolare sulla Cappella Bacci del quale non si era mai accorto nella visita che ha fatto oggi. Ecco, lo vuole condividere anche con i nostri telespettatori? Sì, dunque è un particolare straordinario, si trova, diciamo, all'estrema sinistra del affresco sulla battaglia di Ponte Milvio, e c'è quel particolare con le zampe dei cavalli. Ora, le ombre delle zampe dei cavalli, io avevo notato effettivamente queste ombre, però non avevo visto che effettivamente c'è una sorta di messa in prospettiva di queste ombre, appena accennate, e di colpo oggi ho pensato, beh, ma questo fa pensare al pavimento della flagellazione, la scena sacra, e diciamo mi è parso una conferma della mia datazione di questa parte degli affreschi di Arezzo dopo il viaggio a Roma di Piero. E la Fondazione Piero della Francesca ha un nuovo presidente. Si tratta di Francesca Chieli, originaria di Sansepolcro, storica dell'arte, dottore di ricerca per la storia dell'urbanistica e dell'architettura. È professionista conosciuta, molto apprezzata, non soltanto in Valtiberina, ma anche ad Arezzo, dove ricopre l'incarico direttore della Fraternita dei Laici. Il suo nome è stato scelto all'unanimità dai tre soci della Fondazione, che sono il Comune di Sansepolcro, il Comune di Arezzo e l'Unione dei Comuni della Valtiberina. E siamo al focus di oggi, sta per prendere il via una iniziativa promossa dalla Caritas della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, che si interroga sul ruolo delle comunità cristiane proprio in ambito caritativo. È tutto dunque, buona visione, arrivederci. Buonasera e benvenuti al nostro approfondimento quotidiano. Con noi abbiamo Alessandro Buti della Caritas della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Grazie per essere con noi questa sera. Grazie a voi dell'invito e dell'occasione sempre di testimoniare e informare il nostro territorio anche sulle iniziative che proponiamo. E infatti stiamo per parlare di una iniziativa che sta per partire, promossa appunto dalla Caritas diocesana, e riguarda le comunità cristiane come soggetti di carità, un titolo all'interno del quale si prevede una serie di incontri aperti a tutti e dedicati appunto a queste tematiche. Chiederei allora ad Alessandro Buti di spiegarci come mai nasce questa iniziativa, come è strutturata e quali sono anche le sue finalità. Bene, l'occasione è preziosa per dire che dopo un periodo di tempo, un po' di pausa, ritorniamo a fare formazione nel territorio. Questo è uno dei motivi principali che ci ha spinto ad interagire di nuovo con le zone pastorali, in particolare perché è una proposta formativa che abbiamo condiviso, oltre che con il nostro vescovo, con il direttore della Caritas, ma con i 7 vicari delle zone pastorali della nostra diocesi, con i quali ci siamo appunto abbiamo interagito, abbiamo condiviso un percorso che consiste nel effettuare in ogni zona pastorale della nostra diocesi 3 incontri formativi rivolti alle comunità cristiane che potessero di nuovo riflettere sulla loro missione, su quello che comunque è la loro natura di comunità cristiana che è anche soggetto di carità. Quindi in qualche modo non si parla di Caritas e basta, dell'organismo pastorale, ma di quello che è un po' endemico anche alle proprie comunità, cioè oltre che ovviamente accompagnati assieme all'annuncio, alla celebrazione, c'è anche la testimonianza della carità. E quindi attorno a questo tema ne vogliamo riflettere in ogni zona pastorale. Quindi siamo pronti, abbiamo per ora buttato fuori, organizzato i primi incontri formativi in 3 zone pastorali: nella zona pastorale del Valdarno, nella zona pastorale di Castiglion Fiorentino e Cortona e nella zona pastorale della Valtiberina. Quindi partiremo ora a metà settembre con i primi incontri. Abbiamo coinvolto i vicari e i vicari hanno coinvolto i parroci nelle proprie zone pastorali perché potessero condividere
anche quali relatori, quali luoghi, quali orari, quali comunità, comunque anche informare, coinvolgere in questi percorsi. Quindi è un po' una sfida, una scommessa, ma appunto perché Papa Francesco ci ha suggerito di ritornare in qualche modo a fare formazione nei territori attraverso una bellissima lettera e discorso che lui ha fatto un anno fa in occasione del 50° anniversario della fondazione della Caritas Italiana. Quindi questo organismo non così vecchio, si può dire a 50 anni di vita, ma molto nuovo anche nei contenuti. Papa Francesco ci dice di essere una chiesa in uscita, di tornare a fare promozione, di tornare a fare relazione nel territorio nel modo più ampio, nel senso più ampio possibile, e ci ha indicato alle comunità cristiane tre vie da percorrere: la via degli ultimi, la via del Vangelo e la via della creatività. Attorno, quindi, in ogni incontro che faremo nella zona pastorale avrà per tema specifico poi le tre vie che proponiamo, e quindi su questo ci vogliamo confrontare, vogliamo condividere. Ci sarà un relatore che darà un input, uno stimolo alla riflessione, e poi apriamo la condivisione con l'assemblea, con chi sarà presente, e quindi con i sacerdoti, che sono i primi coinvolti in questo percorso, ma poi anche gli ordini religiosi, maschili e femminili, i diaconi, i laici. Cioè, l'intenzione era quella proprio di ridare un po' senso anche a quello che il sinodo diocesano, ma anche il sinodi che sono attualmente in atto, vogliono dare, cioè avere una visione più completa di Chiesa, tornare a fare insieme delle cose. Questo è stato un po', sono stati un po' i motivi per i quali adesso ci hanno spinto a ritornare a fare formazione nel territorio. Quindi il primo incontro sarà il 13 di settembre, con l'obiettivo di coinvolgere non soltanto quindi queste tre zone, ma di arrivare poi anche in Casentino, nella zona del Senese. Ecco, come vi state muovendo in questo senso per ampliare il ventaglio appunto di queste iniziative? Sì, il 13 di settembre alle ore 21 saremo in Valtiberina alla chiesa di San Paolo a Sansepolcro per la zona della Valtiberina, e poi ogni settimana, nelle altre settimane successive, ci saranno gli incontri. Il 14 di settembre invece saremo a Camuscia per la zona di Castiglion Fiorentino e Cortona, e poi ad ottobre in Valdarno inizieremo dalla parrocchia di Terranuova. Le altre quattro zone pastorali siamo in contatto, stiamo definendo con i rispettivi vicari zonali le modalità per fare nelle loro zone gli incontri che abbiamo proposto. Cioè, Caritas Diocesana ha dato un po' il contenitore dentro il quale muoversi, appunto gli stimoli di Papa Francesco in occasione, come si diceva prima, del 50° di Caritas Italiana, ma non solo, anche il Magistero comunque della Chiesa in ordine alla testimonianza della carità. Cioè, vogliamo comunque, ecco, provare a ritornare quindi con loro in relazione, e quindi si può dire che da ottobre noi ci siamo dati un tempo, dicembre, per concludere poi in ogni zona pastorale questi tre incontri formativi che li avevamo messi in programma un anno fa, nell'anno pastorale che appunto si è concluso, si può dire, a giugno scorso. L'avevamo messo poi dopo il Covid, le varie altre difficoltà ci hanno un po' fermato, quindi adesso lo riproponiamo con forza, ma dandoci questo tempo entro dicembre di poter di nuovo fare questo percorso nel territorio. Ricordiamolo, allora, non è una iniziativa destinata esclusivamente a chi svolge un servizio nelle Caritas parrocchiali, ma in generale a tutti quelli che sono interessati a queste tematiche, naturalmente chi già è impegnato con associazioni, con realtà varie, ma chi ha un interesse per queste tematiche. Ecco, brevemente, visto che siamo in chiusura, qual è il ruolo delle comunità cristiane nel fare, nel proporre carità? Il ruolo è quello proprio di vivere e di interiorizzare le tre vie, appunto ripartire dagli ultimi, cioè ripartire, mettere al centro gli ultimi, i poveri, i fragili che sono nel proprio territorio, avendo questo sguardo a 360 gradi nelle fragilità e nelle periferie esistenziali dell'uomo che ci invita anche Papa Francesco a percorrere. E poi non è, come spesso magari si dice semplicisticamente, il povero. No. Il mendicante, no. che è per strada, insomma. È la persona che comunque in quel momento, in questo momento particolare della propria vita, può avere bisogno di un sostegno, di un accompagnamento, di qualcuno che gli mette la mano nella spalla e dice facciamo un cammino di strada insieme. Quindi ecco questo invito anche all'ascolto, a mettersi in relazione, a conoscere la persona che poi dopo in qualche modo camminerà con le proprie gambe, no? E successivamente.
E poi dopo la via, il Vangelo, perché comunque vada, bisogna rimettere al centro la parola di Dio, comunque interiorizzare, essere, comunque siamo cristiani, prima che poi operatori, no? Di carità o comunque di solidarietà. E la terza strada è quella della creatività, appunto, perché in ogni territorio ci sono anche delle ricchezze particolari, ci sono delle opere segno che possono nascere, no? Da una comunità cristiana, delle opere seme, così che si chiamano, delle azioni, attività particolari che si rivolgono alle persone più fragili. E quindi anche lì qui la fantasia si può sbizzarrire, no? È da qui che possono nate le associazioni, le cooperative, le imprese sociali o anche le stesse caritas parrocchiali, che sono una traduzione importante di questo essere carità. Quindi ragioniamo su questo, su queste tre vie. Quando una comunità cristiana, una parrocchia le interiorizza, allora è, come si può dire, vivrà appieno, no? La propria comunque missione di chiesa è particolare nel territorio. Quindi su questo che vogliamo di nuovo riscommetterci. Chi farà le relazioni saranno sacerdoti, saranno diaconi, saranno religiosi, frati, che comunque sono specifici nei loro territori, quindi gente che abbiamo coinvolto, ecco, una pluralità anche di persone, appunto, per rendere particolare e caratterizzare la presenza nel territorio, ecco, specifico. Bene, allora noi ringraziamo Alessandro Buti e proponiamo a chi ci sta guardando l'invito a partecipare a queste iniziative oppure a esserne anche promotore in relazione con le proprie realtà sul territorio, con la Caritas della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Grazie ancora allora per essere grazie stato a voi, con noi. Grazie per l'attenzione. Sicuramente ci rivedremo prossimamente per vedere anche come si sta sviluppando questo cammino. Io ringrazio voi tutti per essere stati con noi e dunque vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.